Oggi è, diciamo, una giornata importante per Carapelle perché si concretizza quella che è una volontà politica dell'amministrazione, cioè di dare al paese la biblioteca ambulante. Ovviamente è un'estensione di quello che è il servizio già esistente. Stasera presenteremo la biblioteca ambulante e gli hub nelle vie del paese. Questo è un progetto che è nato nel 2018 insieme con il programma dell'amministrazione comunale perché non avevamo una biblioteca e quindi abbiamo previsto che i libri li avremmo recuperati nello scantinato dove erano stati depositati dopo la vendita dello spazio fisico in cui erano ubicati e invece siamo riusciti ad aprirla, ma abbiamo lasciato comunque questo progetto. Perché riteniamo che sia importante raggiungere i ragazzi a scuola, cioè la biblioteca ambulante andrà a scuola a portare i libri, a fare in modo che i ragazzi lasciano quelli che hanno letto e prendano i nuovi da leggere. Questo oggi è un momento importante sia dal punto di vista formale che sostanziale. Questa inaugurazione avviene in villa, che è un luogo che abbiamo recuperato e restituito ai cittadini, e non è casuale. È la chiusura di un cerchio per quanto riguarda la cultura a Carapelle, è l'anno in cui abbiamo ottenuto la qualifica di città che legge, non è un caso, e abbiamo chiuso il cerchio della istruzione con l'asilo nido e la scuola di secondo grado, la scuola superiore, il liceo linguistico che mancava, quindi con la conclusione del nostro ciclo amministrativo siamo riusciti anche a chiudere il cerchio rispetto a quella che è la istruzione e la cultura a Carapelle.